tema per approfondire un po' quello che abbiamo già ascoltato questa mattina, eh? Quindi riprendiamo anche alcune cose e poi vi leggo altri testi. E poi, se c'è tempo, sarebbe bello anche fare un po' di scambio prima dei Vespri, se c'è qualche domanda o anche qualche così, condivisione, da fare insieme su quello che adesso vi dirò. Ho scelto di parlarvi del rapporto di Don Divo con la letteratura, ma già stamattina nell'omelia avete visto che ho tirato fuori qualcosa. Questo rapporto di Don Divo con la letteratura è molto importante, secondo me non è una questione marginale, quindi sono contento di dirlo anche agli aspiranti che ci sono, perché credo che sia una cosa da mettere a fuoco subito, per due motivi innanzitutto. Primo, Don Divo più volte ha raccontato di essersi convertito leggendo i grandi romanzi di Dostoevskij. C'è chi si converte leggendo La vita di un santo. Per lui è stato diverso. La sua conversione è venuta attraverso la letteratura, in particolare la letteratura di Dostoevskij. Più volte ha detto esplicitamente che se non avesse letto Dostoevskij a quest'ora, nell'80, dice così, non sarei prete e forse non sarei nemmeno cristiano. Quindi è una cosa decisiva. Dicevo stamattina che se non ci fosse stato quell'incontro lì, probabilmente oggi non saremmo qui, non ci sarebbe stata la comunità. Probabilmente Don Divo avrebbe mollato tutto, perché più volte l'ha detto che lui veniva da un cristianesimo soffocante, chiuso, rigido, a volte lo definisce anche come anemico, ecco. Cioè, era in seminario, era nato da una comunità cristiana, famiglia cristiana, ma Cristo zero. È l'incontro con Dostoevskij che gli fa invece scoprire un Cristo vivo. E se non avesse trovato Dostoevskij, probabilmente Don Divo sarebbe stato un criminale. Uso questa parola che lui stesso diverse volte usava, perché lui era, lo definisco così, spiritualmente un bipolare. C'era il bipolare psicologico ma anche spirituale. Cioè lui racconta che a 3 anni misteriosamente ha già sentito dentro di sé questa duplice tensione. Diventare arcipapa, usa questa parola, arcipapa, un superpapa, perché non gli bastava diventare papa, perché lui diceva io devo salvare il mondo, quindi non basta, devo diventare arcipapa. Vedeva nel papa colui che è chiamato, no? A portare il peso, ecco, di essere il vicario di Cristo, quindi colui che è chiamato, ecco, a sentire su di sé la responsabilità di tutto il mondo. Arcipapa, qualcosa mai sentita. Ma nello stesso tempo, dice, io a 3 anni ho capito che potenzialmente ero un criminale. Cosa ha fatto? Ho ammazzato una formica, non lo so, ho dato un dito nell'occhio a sua sorella, ma ha sperimentato per la prima volta la potenza del male dentro di sé. E quindi è chiaro che se lui non fosse diventato, adesso lo dice papa no, perché però fondatore della comunità dei figli di Dio, probabilmente sarebbe finito dall'altra parte, perché era così, era un uomo dell'estremo, ecco, come Dostoevskij. Secondo motivo, perché è importante parlare della letteratura, Don Divo più volte ha confessato che da giovane voleva diventare non un poeta, un grande poeta. Sempre il santo dei grandi è un grande poeta. Un grande poeta. E infatti va in crisi quando è in seminario perché l'ideale sacerdotale non gli dice più nulla, invece quello che lo attira è diventare un grande scrittore, un grande poeta. Ubriacato dalla poesia. Oggi si pensa che, si dice spesso che il primo libro di Don Divo è Cristianesimo russo, uscito nel 1948, ma non è vero, perché Don Divo 7 anni prima, nel pieno della guerra mondiale, nessuno se n'è accorto, nel 1941 pubblicò il suo primo libro, oggi introvabile e nessuno sa che esiste. Si chiama, con un titolo abbastanza programmatico, La mia prefazione. Mai sentito? Beh, esiste questo libro, è una raccolta di poesie giovanili. Quindi Don Divo comincia
dalla poesia, comincia dalla letteratura. Il suo primo libro è un libro di poesie. È importante questo. Sotto lo pseudonimo di Divo Verbita, non si firmò Divo Barsotti, Divo Verbita, perché aveva per un po' di tempo voleva entrare nei Verbiti, nella società del Verbo Divino. Poi ci ha provato, ma poi è andata diversamente. Questa racconta di poesie, che oggi per noi è veramente sconosciuta, per Don Divo era molto importante, e spesso nei suoi diari va a prendere queste poesie, le ripete, le cita, le scava, ecco. Bene, il secondo punto, quello di stamattina, l'ho già detto, ma dico ancora due parole. Appunto, ogni letteratura è sacra. E leggiamo questo frammento che avete sul foglio da un corso di esercizi del 64. Riprendo un po' quello che ho già detto stamattina. Don Divo disse in quella occasione, e qui c'è proprio la sua visione chiara della letteratura, sulla letteratura. Ogni letteratura è sacra, in un certo modo, sebbene certamente meno sacra della Bibbia. E nella misura che uno è grande, come scrittore, è sempre rivelatore di Dio. Non c'è nulla da fare. Anche chi lo nega, ecco, vedete? Anche chi lo nega me lo rivela. Come Nietzsche stamattina, vi ricordate? Ma vi rendete conto cosa avete detto? Sì, è una grande rivelazione di Dio. Anche chi lo nega lo rivela. Oggi parlano meglio di Dio Dostoevskij o Kafka, terribile Kafka, non so se chi l'ha letto, che tanti libercoli di vita spirituale, che tanti libri di meditazioni che vanno in giro nei seminari. Questo parla degli anni 60. Leggete i grandi scrittori e acquisterete un senso di Dio forse che non vi danno i libri cristiani, se non sono veramente l'espressione di un'esperienza, la testimonianza di una grande esperienza religiosa. È certo, per esempio, anche questo lo diceva spesso, che Van Gogh e soprattutto Cézanne sono pittori sacri molto più grandi di tutti i pittori sacri che ha avuto il mondo da 200 anni a questa parte, e anche da 300 anni, e non hanno dipinto mai nessun soggetto sacro. Ecco, scusate, ma nella copertina di questo libro io ho voluto mettere Morandi, una natura morta di Morandi. Il padre andava in estasi quando vedeva la natura morta di Morandi e ci diceva sempre che Morandi, secondo lui, è più sacro addirittura di Beato Angelico, le solite provocazioni di Don Divo, ma abbiamo voluto mettere Morandi proprio per questo, perché anche sulla pittura, sulla scultura, lui aveva questa visione, ecco, un concetto di sacralità un po' diverso da quello a cui siamo abituati noi, Vi leggo anche quest'altro frammento. Perché sentite che Don Divo qui dilata il concetto di sacralità a 360 gradi, che forse noi, per una certa educazione ricevuta, parlo per me, abbiamo un po' ristretto agli ambiti cosiddetti sacri, che sono la Chiesa, che sono la liturgia, la preghiera, la sacrestia. Invece Don Divo dice no, il concetto di sacralità è qualcosa che penetra dappertutto, e penetra anche il profano, il cosiddetto profano. Sentite cosa diceva qua nel 1958 in un ritiro della comunità. Ce l'avete sul foglio. Non soltanto mi sono necessarie la teologia e la mistica, ma anche la letteratura moderna, perché Dio vive in ciascun anima. E io devo vivere questo travaglio, questo tormento, questa disperazione. Devo capire attraverso tutto questo che cosa vuole l'uomo. Io voglio, attenzione,
Io voglio che tutta l'umanità viva in me la sua ricerca di Dio. Certi libri disperati mi hanno fatto bene quanto certi libri mistici e di teologi. La vita umana in fondo non è che un'esperienza di Dio, diretta o indiretta. Ecco, per darvi un'idea della capacità di dilatazione che aveva il padre, vi leggo anche questo frammento del diario, che qui nel foglio non c'è, ma l'ho riportato nel mio libro sui diari. Nel 63 lui dice: per me essere cristiano cattolico significa vivere un rapporto con i patriarchi, con i santi dell'Oriente e dell'Occidente, con i mistici indù, con la sapienza cinese, con l'Islam, il sufismo, l'antica sapienza egiziana, la tradizione dei Maya, va davanti, gli Aztechi, gli Incas, la Grecia antica, il popolo etrusco, che amava tantissimo, il mondo primitivo dei sentimenti elementari della Sardegna, e infine la cultura raffinata del Giappone feudale, cioè okay, dappertutto, cercare di abbracciare tutto. Questo per lui vuol dire essere cattolico. Ma quando scrive queste cose nel 63, allo stesso tempo dice: mi sento solo, mi sembra di essere da solo a percorrere questa strada, deluso da un cattolicesimo che giudica, che vede come insufficiente, orgoglioso, chiuso, sterile addirittura. Sono parole pesanti che ci fanno comprendere il clima asfittico nel quale lui per tanti anni ha cercato di respirare, ecco, questo soprattutto negli anni prima del concilio. Nel 57, questo ce l'avete sul foglio, diceva: essere cattolici vuol dire sentirci fratelli con tutti, vuol dire non sentirci divisi da alcuno, capaci di comprendere, di sentire, di apprezzare tutto quello che di bello, di buono e di santo vi è nella creazione, nel mondo e nella vita umana. Ma allo stesso tempo, diceva, se non si vive questa apertura, si finisce per, cito le sue parole, vivere un cristianesimo ottuso, chiuso, soffocante, rigido, morto, fatto tutto di regole, ma che non ha respiro, che non ha vita. Ecco, allora, trasformare in preghiera la vita, qui vi ho scritto nel foglio. Questa è la questione di fondo. Che cosa ha fatto Don Divo leggendo tutta la sua vita? Spero che una volta veniate a Settignano, a Firenze, a vedere la sua biblioteca. Qualcuno l'ha vista? Sì. C'è veramente di tutto, di tutto. Ed è un po' la lista che vi ho fatto prima, ma poi ce ne trovate tanti altri. C'è tutto il mondo, ecco, in quella biblioteca. Io credo che possiamo definire la lettura di Don Divo, dei libri, un vero e proprio esercizio spirituale. Cioè, leggendo i libri dei più diversi autori, delle più diverse culture, Don Divo cercava di assumere tutto. Un'espressione in cui egli ha sintetizzato quella che per lui era la vocazione del cristiano. A volte invece dice anche essere tutto, oppure dice anche la tua vita deve essere tutta la vita. Come diceva prima, voglio portare in me tutta la ricerca di Dio dell'umanità. Questo è assumere tutto, essere tutto. Far sì che la mia vita diventi la vita di tutti, come abbiamo letto stamattina nella Pirandello. Portare tutti dentro di me. Vi leggo un frammento importantissimo, secondo me, ma tutto importantissimo,
del diario del 1981, in cui Don Diego ci spiega che cos'è per lui questa vocazione ad assumere tutto. E lui diceva: non è la mia, ma secondo me è la vocazione del cristiano. Dalla casalinga fino al papa o al professore di teologia. Assumere tutto, che tutto in te sia salvato. In te deve vivere ed essere salvo ogni uomo. Devono essere assunti ogni dolore, ogni gioia, ogni esperienza dell'uomo, tutta la storia, tutta la creazione. Solo nel Cristo, ecco, solo nel Cristo, ultimo Adamo, tutto si riassume e tutto si salva. In te. Se in te vive il Cristo. Allora qui è chiaro, è Cristo che assume tutto, ha già assunto tutto. Ha già abbracciato tutto, ma se Cristo vive in te, quest'opera adesso si realizza in te, nella tua vita. Non è qualcosa che fai tu, ecco, solo Cristo può fare questo in te, ma se vive in te lo fa, se tu glielo fai fare. Allora dici, ma allora finirò come lui? Sì, certo, per forza, per poter abbracciare tutto, questo, devo morire a me stesso, quello che vi leggevo stamattina, per poter accogliere tutto in me. Sarai tutto per gli altri nella misura in cui non sarai più niente per te. Sì, facile da dire, poi. Da vivere qualcosa di... È una Pasqua. Bene, i diari sono pieni di questi esercizi spirituali nella letteratura. Don Divo ha scritto 3 grandi volumi, uno su Leopardi, uno su Euripide, le tragedie di Euripide, e poi Dostoevsky. E poi questo librettino che abbiamo fatto adesso sulla letteratura italiana. Ecco, per scendere un po' ancora nel concreto, leggiamo uno di questi esercizi spirituali fatti da Don Divo leggendo i libri, i grandi libri della letteratura. 1974, sempre dai diari. Scusate se cito sempre i diari, spesso i diari, ma come dicevo ad alcuni di voi, credo che nei diari ci sia veramente un grande tesoro. Questo lo dico anche a chi non ha conosciuto Don Divo da vivo. Si conosce meglio Don Divo leggendo i diari che standogli vicino. Io per tanti anni sono stato vicino a lui e non l'avevo conosciuto. Ho cominciato a conoscerlo dopo, poco prima che morisse, leggendo i suoi diari. Che padre Serafino mi diceva sempre, leggi i diari, e aveva ragione. E adesso lo dico io a voi, leggete i diari. Scrive Don Divo. Come vivere e trasformare in preghiera la vita degli uomini? Ecco qua, trasformare la vita in preghiera. Come? Adesso ne cita 4, terribili, un quartetto terribile. Montale, Beckett, Sartre e Brecht. E adesso ci dice cosa scrivono questi qua, cosa vivono questi qua. La disperazione, il vuoto, l'angoscia, la rivolta. Stamattina parlavamo dell'indipendenza da Dio, l'incredulità. Sì, ma anche la profondità e la ricchezza dell'esperienza umana, dei filosofi, dei poeti e degli uomini di oggi. Come trasformare in preghiera la vita di questi uomini? Questa è la grande sfida. Come mi sembra importante interrogarli, conoscerli, studiarli e fare nostra la loro esperienza. Se non si fa così, la nostra vita religiosa rischia di diventare puramente formale e vuota.
ma assumere la loro esperienza, quale impegno, quale grandezza richiede. Eppure è questo che deve vivere oggi la Chiesa. E sta parlando di noi adesso, la Chiesa. Io. Il cristiano non può vivere semplicemente accanto a questi uomini se vuole salvarli. Non può vivere soltanto accanto a loro se vuole salvare anche se stesso. Deve, ecco, assumere il peso, torna fuori questa parola, vi ricordate? Il peso della croce, il peso della loro esperienza umana. Deve essere, ecco qua la sfida del monaco nel mondo, deve essere uno con loro senza cessare di essere uno con Dio. E ma dice, ma come si fa? Sì, ma per forza che muori, perché questo... E ma fa Gesù sulla croce, è questo, è uno col Padre e uno con gli uomini. Quindi lui sta scrivendo questa pagina davanti a Gesù, perché Gesù ha già fatto questo. Però Gesù adesso gli dice, adesso io ho bisogno di te. Per gli uomini di questa generazione io ho bisogno di voi, cristiani. Lo faccio io, ma ho bisogno di farlo dentro di voi, dentro la vostra vita. Essere uno con loro senza cessare di essere uno, uno con Dio. Beh, poi sotto vi ho messo di nuovo, ecco, il frammentino di stamattina, ve l'ho già letto, ecco quello. Bene, vado, se ce la fate ancora 10 minuti, si può? Vorrei leggervi due poesie di Don Divo, perché sognava di diventare un grande poeta, ma ogni tanto scriveva poesie e ha pubblicato circa 10 libretti di poesie Don Divo, dopo la mia prefazione. E ci sono due poesie bellissime che io amo tanto e che vorrei leggervi, scritte tutte e due nel 74. E secondo me sono state scritte proprio a Settignano. Quindi adesso chi è stato a Settignano immagina la biblioteca aperta con il giardino, con gli olivi, e che si affaccia sulle colline, le prime colline attorno a Firenze. Il paesaggio è quello lì. La prima poesia si chiama Miracolo della vita e la seconda A convegno. Sono due poesie molto importanti che ci dicono in maniera poetica, ecco, tutto quello che vi ho detto fino adesso. Adesso non capirete proprio tutto nella prima poesia, poi lui alla fine ci mette una nota che ci aiuti a spiegare di chi sta parlando, quindi niente panico. Nella collina di Settignano è la mia casa. Santi e poeti mi parlano. La mia vita si nutre della loro parola. Essi vivono certo con me, vivono in me. Perché non si interrompe la vita se la parola germina sempre di nuovo in chi attento e amoroso l'accoglie. Attonito l'animo contempla il miracolo della vita che fiduciosa erompe nel fiore e nel frutto. Come poesia e santità si congiungono a produrre il nuovo germoglio? Come si incontrano nella tua pena e si riconoscono l'antico cantore di Edipo e il medico scrittore che sentì nel cuore il tonfo del ciliegio caduto? Come nei tuoi occhi si riflette la luce sovrana dell'Ellade sacra che vide il poeta cieco e il cupo cielo del nord greve sul cuore di chi aveva conosciuto delitto e castigo? In umile pura dolcezza qui vive con me e il suo silenzio fa eco al silenzio del cielo
Il vecchio estatico priore di Greenendal, gli è vicino, occhi splendenti nella visione, Giuliana e la madre Teresa. Davanti alla biblioteca gli ulivi si stagliano scuri, nel tramonto autunnale si alzano neri i cipressi, sul verde tappeto della breve terrazza scende dal cielo la pace. Gli uomini lontani, laggiù. Qui la presenza dei morti, la presenza di Dio. Tutto intimo a te ti vive nel cuore. Bella. Ci sta, sono tutti vivi. Questa biblioteca non è piena di libri, è piena di gente. Questo è l'esercizio spirituale, il frutto dell'esercizio spirituale che ha fatto. Questa biblioteca è diventata popolata di esseri umani. Quei libri non sono più fogli, carta, ma è diventata carne. Sono tutti lì, ci sono tutti. E poi lui ci aiuta a capire di chi sta parlando. C'è Omero, avete capito, c'è Rusbrook, i suoi santi, Giuliana di Norwich, Teresa d'Avila, Dostoevsky, Delitto e Castigo, tutti. E poi ci sono questi uomini lontani laggiù, e anche quelli poi bisogna portare dentro. Ma questa è bellissima, questa immagine della biblioteca. Ecco, e la frase finale mi sembra quella più bella: tutto diventa intimo a te e vive nel tuo cuore. Ma perché c'è Dio? E se c'è Dio, c'è spazio per tutti. Qualche settimana dopo scrive la seconda poesia, che a mio parere è strettamente, ecco, collegata alla prima. Titolo: A convegno. Troppo piccolo è il cuore per accogliere in sé l'universo, eppure sento che muore ogni luce di bellezza se in me non l'accolgo, e mi chiede di aprirgli a fargli posto ogni uomo che incontrai lungo la via. Va perduto per sempre, come non fosse mai nato, quello che rifiutava l'amore. Ma come, come le innumeri forme, l'alito fresco del vento, il profumo del fiore, la luce dell'alba, potranno in me rimanere intatte per sempre? E sento, tuttavia, che mi incalza e mi sforza ogni cosa che in me vuole sottrarsi alla morte. Ma più l'uomo. Certo, i poeti vengono dalle contrade più remote, bussano, caparbi, senza darsi per vinti, chiedono di potermi parlare. E poi i santi. Vivono essi nell'inaccesso silenzio di Dio, eppure non hanno lasciato la terra. Chiedono tutti ospitalità nel tuo cuore, e tutto vuol vivere in te, perché di tutto tu viva. Va. Bene. Bello, sì, è bello, ma bisogna morire. Per fare questo bisogna morire, ad ogni chiusura, avere un cuore capace veramente di accogliere tutto e tutti e far vivere tutti in me. Ma questo è il monaco, guardate, se voi leggete gli scritti più belli della tradizione monastica, Oriente e Occidente, arrivano a dire queste cose qua, da una parte e dall'altra. Il cuore del monaco è il cuore che davvero diventa la casa di tutti, perché diventa la casa di Dio. Solo che quando entra Dio, entrano tutti. Invece vorrei dire, no, Dio, a lei ad esempio, no, quello là, capite? Invece non è possibile questo.
Se Dio entra, porta dentro tutti. Quindi è una scelta che non ha, non ha scampo, non ha scampo. Non possiamo fare selezioni, come oggi, selezioni eugenetiche, spirituali. Dio porta dentro tutti. Finisco, conclusione, sì, ce l'abbiamo fatta, con un ultimo testo, anzi due, ma il primo interessante, che ci introduce proprio alle adunanze di quest'anno. Corso di esercizi di Don Divo a Venezia del 1973, in cui lui stranamente commenta l'Audium Spes del Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Non so se qualcuno l'ha letta, frammenti, vabbè, l'ufficio si legge. Beh, è un documento con cui Don Divo ha fatto un po' fatica per certe cose, però quell'anno lì decise di fare gli esercizi su questo testo. E disse queste cose interessanti che fanno un po' da conclusione a quello che vi ho detto io, ma ci aprono proprio sul cammino delle adunanze di quest'anno cristiani nel mondo. Disse così Don Divo: hanno ragione coloro che a noi della comunità danno uno sguardo di commiserazione. Poveretti, cioè, povero padre Stefano, povera Lucia. Perché? Perché sentono magari più di noi questi altri problemi. Quali? I problemi del mondo di oggi, che sono un'infinità. Noi abbiamo più commiserazione per loro, se non sentono il bisogno della preghiera. Poveretti voi, ci dispiace per voi che non pregate, che non sapete quanto è bello vivere con Dio. Il bisogno della preghiera è così fondamentale, così primario, ma hanno ragione anche loro di avere sguardi di commiserazione per noi, se noi, attenzione, se noi della comunità, ci sentiamo incapaci di ascoltare la parola di Dio che ci chiama a vivere, ecco qua, una cattolicità che tutto abbraccia e tutto salva. Tranne il peccato, ovviamente. Il figlio di Dio si è fatto simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Questo tutto, tutto vuol dire tutto. Cattolicità non solo dei valori spirituali delle varie religioni, ma cattolicità riguardo a tutti i valori umani, perché è l'uomo integrale, ecco qua, che è salvato da Cristo, non un pezzo. Non solo la mia vita spirituale, anche la mia vita materiale, questo corpo, tutto, tutto quello che vivo, che faccio. E qui lo dice proprio partendo da Gaudium et Spes: tutti i membri della Chiesa sentono adesso che non possono essere cristiani se non sono anche degli uomini i quali non si sottraggono a nessuna attività, a nessun problema, ma in tutto si impegnano. Scusate, dal pulire i bagni, dallo spazzare la casa, far da mangiare o accudire un malato, fino a, non so, ma a tenere una conferenza al Parlamento europeo, quello che volete, insomma, in tutto si impegnano, per tutto condurre a Dio, cioè non per stare lì, ma per tutto riportare a Dio. È riconducendo tutto a Dio che l'uomo realmente si salva. Fin tanto che rimane diviso l'uomo interiore dall'uomo esteriore, l'uomo sociale dall'uomo dell'eternità, l'uomo sportivo dall'uomo, non so, quello che volete, il cristianesimo, invece di salvare, divide. La salvezza si può compiere soltanto nell'unità, in quanto Dio, che trascende ogni valore, deve, ecco ancora, assumere tutto.
non solo i valori nazionali delle tradizioni spirituali, delle varie religioni, ma tutte le attività dell'uomo. Così, ecco, sono stato contento di dirvi queste cose che secondo me sono molto importanti. Quindi Don Divo cosa faceva? Ci spingeva nel mondo. Per questo ha voluto questa comunità folle, veramente folle, come diceva, anzi impossibile, difficilissimo, come diceva, folle. Una proposta folle di buttare questi monaci nel mondo. E quindi diceva, vabbè, io sono appassionato della letteratura, ma se qua ci fosse qualcuno appassionato del cinema, faccia quello che ho fatto io. Cominci a fare esercizi spirituali guardando i film. Oppure, ci sei tu con la musica. Tu con la musica, tu con la scultura, tu la pittura, tu so, l'arte della cucina, che ne so. E tu, capito, faceva questo. Spingeva le prime consacrate. Addirittura nel 57 disse questa frase che oggi le riviste di moda dovrebbero essere il vostro libro di meditazione. Che se oggi uno prende una rivista di moda, nel 57 forse ancora si poteva fare. Ma forse, lui dice, forse la moda c'è scappata perché l'abbiamo lasciata scappare. Noi cristiani. Diceva, forse abbiamo detto, ma la moda non è importante. È andata per la sua strada. E adesso è difficile riuscire a riprendere la moda. Ma il concetto è questo. Portare Cristo, ecco, in tutti gli ambiti della nostra vita. Mi fermo, scusate se sono stato un po' lungo, ma l'ultima pagina che vi leggo, perché poi non so quando tornerò qua, fra qualche anno, forse mai. Ma questa pagina la devo leggere perché per me è la pagina più profonda, direi più ardita di Don Divo sul piano mistico e che secondo me spiega un po' tutto quello che ci ha detto oggi pomeriggio. Quindi allacciate le cinture e ve la leggo. Quando vi dicevo stamattina che i mistici a volte vanno al limite, ecco, secondo me qui arriva proprio al limite di quello che si può dire. Stamattina abbiamo visto il limite basso, il limite basso è tu sei l'inferno, ma Don Divo spesso diceva tu sei il peccato. Conto è dire sono un peccatore. Questo ci arriviamo tutti. Un conto arrivare a dire sono il peggiore dei peccatori, ma arrivare a dire tu sei il peccato è qualcosa proprio che a me supera ogni immaginazione, che si collega con tu sei l'inferno. Adesso andiamo a toccare il limite invece alto, il limite supremo, e nel senso di cosa, dove può arrivare l'uomo quando si unisce a Dio. Scrive Don Divo: in Dio tutto si fa prossimo, tutto si fa tuo, tutto diviene il tuo mondo, il tuo corpo, la tua vita. Se Dio è in te, il pozzo profondo di questa mattina di attivismo, e Dio è in te, sì, in te sono anche tutte le cose. Nulla è più estraneo o al di fuori. Tu diventi uno con Lui e sei uno con tutte le cose. Fin qua ci siamo, vado avanti? Sì, funziona fin qua, più o meno. Vabbè. Perché è tutto collegato. Nel tuo atto, nella tua azione che fai, che adesso coincide con l'eternità, tu sei contemporaneo di tutti, è chiaro. Degli Etruschi, di quelli che verranno, di questi che ci sono, per forza. Diventi coestensivo col tempo.
nel tuo atto, che coincide adesso con l'immensità stessa di Dio, tu ti fai presente a tutto. Tu divieni il principio di ogni attività. Tu divieni, stiamo andando su, con creatore con Dio. Tu divieni colui da cui dipende ogni cosa. Il tuo atto diviene l'atto unico e immenso di Dio. Io faccio tutte le cose. Io vivo tutta la vita. Io sono tutte le cose. Io sono Dio. Non dice, ma questa è una bella bestemmia. No, io sono Dio in Dio. Nietzsche direbbe, io sono Dio al posto di Dio. E invece qui io sono Dio in Dio. Dio in Dio. Il figlio mi ha talmente fatto uno con sé, mi ha portato talmente dentro la vita della Trinità, ma che questa è la nostra vocazione, partecipi della vita divina. Non lo diciamo così, ma lo dice San Pietro nella prima lettura. Partecipi della vita divina vuol dire vivere Dio, senza perdere la nostra personalità, individualità, ma diventiamo una sola cosa con Dio. Tanto da arrivare a sperimentare che la nostra azione si fa una con l'azione di Dio. Io vi dico queste cose, ma sono lontanissimo, però ci tenevo a dirvi questo perché secondo me qui è il segreto di tutto e quello che spiega poi tutto quello che Don Divo ci ha detto, ecco, oggi. Grazie. Se c'è spazio, qualche intervento, qualche domanda, se volete. Perché è un uomo di fuoco, che passava dal paradiso all'inferno a volte più volte al giorno. Quindi tu devi essere pronto ad andare su, poi giù, poi su, e poi, ok? Quindi una vita sulle montagne russe, spiritualmente, perché era un uomo di fuoco. E quindi a volte ti bruciava anche, ma non è che lo faceva apposta, perché se ti avvicini al fuoco brucia. E insieme a questa dinamica fortissima sua spirituale, poi c'erano altri aspetti del suo carattere, la passionalità, un toscano verace e tante altre cose, ecco. E quindi non è stato facile, e quindi un po' tutti noi siamo passati da questa difficoltà, chi in un modo o chi nell'altro. Io personalmente ho vissuto un po' la dinamica che Don Divo definisce dello schiacciamento. Don Divo nel 75 scrive sul diario, quando deve dire a un giovane che deve andare via da San Sergio, Don Vieri, dice, probabilmente è colpa mia, ho sbagliato io. Sì, anche lui è sbagliato, ma forse la colpa maggiore è mia, di me, padre. E dice, sono fatto di tenerezza, cito memoria, sono impastato di amore e sono murato in me stesso, incapace di qualsiasi comunicazione umana. E questo lo dice lui, fa una sorta di radiografia spietata e poi dice, gli altri con me sentono di non poter crescere, sentono di non poter realizzare se stessi, quindi come se li schiacciassi, ma non è apposta, era così. Quindi per anni, ecco, io confesso di aver vissuto da un po' la sindrome del figlio maggiore. Sto in casa, faccio tutti i compiti fatti bene, però da servo. Da servo. Si può stare in casa da figli o da servi. Si può uscire di casa, scappare, come il figlio minore, oppure rimanere in casa, ma tra me e te. Quindi, questa roba qua,
Ho cominciato a leggere Dostoevsky e quando ho letto Dostoevsky, per una cosa carina, quando io stavo male, Serafino un giorno mi chiamò, venne Canale 5 a San Sergio a fare delle interviste a Don Diego. Io intanto ero nero, non fin qua, ma chiuso anch'io nel mio muro, come Don Diego aveva fatto il suo muro, anch'io mi ero costruito un mio muro spirituale, quindi muro contro muro, e intanto boh, andavamo avanti a forza di urti. E ricordo Serafino che disse: va, vieni Stefano, c'è da fare una piccola ripresa qua, vai in biblioteca, fai finta di prendere i fratelli Karamazov di Dostoevsky e poi ti metti lì, ti fanno una ripresa. Dico: senti, fa fare le tue ste cose, perché ma no, ma vieni, vieni così. E poi c'è una scena in questo video in cui io prendo in mano Dostoevsky e faccio finta di leggerlo, ma non l'avevo mai letto. Poi dopo un anno, non mi ricordo più bene come, prese in mano Dostoevsky e cominciai a leggerlo. E leggendolo rimasi folgorato, perché rimasi conquistato da questi personaggi che spiritualmente erano bipolari. Quasi tutti i personaggi di Dostoevsky sono così, capaci di passare dal paradiso all'inferno, a volte in un attimo, e mi affascinavano. A quel punto ho sentito una voce dentro di me, ha detto: ma senti, allora come fa? Come fai a disprezzare l'umanità di tuo padre? Perché è uguale anche lui, è un Karamazov. Risposta: non posso. Quindi è stato Dostoevsky a riconciliarmi con Don Diego. Ma voi capito perché? Perché è mio nonno. E questo ve lo dico, perché conoscere i nonni è importante anche nella vita delle famiglie, per conoscere meglio chi è mio papà, la mia mamma, chi sono io. Per questo, ecco, appunto, così mi permetto di suggerirgli anche Dostoevsky, perché è così. E lì c'è tutto, lì c'è dentro Dostoevsky, c'è dentro tutto, ci siamo tutti noi, c'è Don Divo, c'è la comunità, c'è veramente tutto.